Incontro con i comitati oggi, come era previsto, un incontro che sostanzialmente non ha portato a qualcosa di concreto. Aspettavamo una proposta di giunta sulla definizione degli ambiti di bacino e questa proposta non è arrivata. In campo quindi rimane l'unica proposta, che è quella dei comitati, che praticamente definiscono i 19 ambiti di bacino, come la legge 5, la bellissima legge 5 approvata all'unanimità da quest'Aula l'anno scorso, chiedeva quindi questa definizione degli ambiti. Che cosa succede? Succede che adesso dobbiamo stare ancora in attesa, attesa su attesa per un punto che doveva essere risolto a ottobre dello scorso anno. C'è una disponibilità, diciamo così, ma solo sempre tante parole, i fatti secondo noi sono ancora pochi e quello che vogliamo noi fare in questi pochi giorni prima della chiusura estiva e poi durante anche la chiusura estiva, ma soprattutto da settembre in poi, prima del 30 settembre che è la data di scadenza della definizione degli ambiti per un volere del governo centrale, noi cercheremo di spingere a tutti i costi affinché si possa discutere di questo tema, arrivare in aula e ogni forza politica prendersi la responsabilità di fare o non fare gli ambiti di bacino. Oggi abbiamo intravisto anche un'altra possibilità che noi vogliamo escludere a priori, quello del lato unico. Che significa avere un lato unico? Significa che un gestore solo prenda in mano tutta l'acqua, diciamo così, tutto il bene acqua della Regione Lazio. Quindi significa che una persona sola gestisce tutto il territorio regionale. Una cosa che va contro quello che è lo spirito degli ambiti di bacino, cioè piccoli ambiti che si autosostengono in maniera idraulica, diciamo così, quindi tanta acqua prendo secondo quanto natura me ne dà, proprio per lasciare questa risorsa bene disponibile a tutti e per il futuro. Quindi noi vogliamo questi ambiti che sono più piccoli, che si gestiscono anche in house, quindi anche in maniera pubblica, e non questo ambito unico che sicuramente va in mano al gestore ACEA, che è, diciamo, quello che questo spirito nero che sta sopra questa regione e che ostacola l'approvazione di questa legge per la definizione degli ambiti di bacino.